Ciao a tutti, nell'episodio di oggi volevo fare un piccolo aggiornamento su due prodotti che sto utilizzando ormai da mesi per vedere se la mia impressione attuale è più o meno uguale a quella che avevo dato nel momento della recensione. Sto parlando di Samsung S8 e del Fitbit Charge 2. Iniziamo proprio da Samsung S8, diciamo che l'impressione generale non cambia, un ottimo telefono, fotocamera veramente ottima. Gli unici punti deboli sono l'autonomia, la velocità, perché comunque l'interfaccia di Samsung pesa, nonostante dia veramente tante funzioni, però è sicuramente quello più completo a livello di funzioni. Però vado ad aggiungere un piccolo problema che mi sta capitando di recente, che è la ricezione del segnale. Io qua in casa mia sono in una sorta di bunker, una conca, ho sempre avuto problemi di ricezione di segnale un po' con tutti i telefoni. Nel senso che prendevano poco, ma mai come con Samsung S8 non prendo il segnale proprio. Però mi è capitato soltanto di recente, non vorrei che ci sia stato un qualche aggiornamento software che è andato un po' a impattare su quella che è la qualità della ricezione. Non so, vedremo, però nel complesso comunque S8 è veramente un buon telefono, a parte questi piccoli difetti, anche perché poi dopo scopri che può fare certe cose come le finestre fluttuanti, come vi sto facendo vedere in questo momento, che ci permettono, mentre mi sto guardando un video, di avere la chat di WhatsApp che fluttua, che posso gestirmela come voglio, e questa cosa veramente mi riempie di gioia proprio, una cosa. Vabbè. Invece parlando di Charge 2, eccolo qua, nella recensione, volevo solo aggiungere che nella recensione avevo detto, dato che non esiste con chiarezza la certificazione IP da parte dei Fitbit, non si capisce bene fino a quanto ci si può spingere con il Charge 2, mentre con il Charge si sapeva bene che si poteva immergerlo, si poteva andare in piscina. Col Charge 2 si è rimasti un pochino più. Si è tenuta un po' segreta questa cosa, onestamente, non so perché. Però avevo segnalato che era meglio non utilizzarlo durante la doccia. Io ultimamente, nelle ultime 2 o 3 settimane, mi sono un po' sbattuto di questa cosa. Ho iniziato a farmi la doccia col Charge 2 e devo dire che per adesso non fa assolutamente niente, non ha problemi di sorta. Che poi non so se si sente, ma mi è scesa un po' la voce. Ieri volevo registrare la recensione della tastiera di Cooler Master, ho deciso un attimo di aspettare, però se magari domani o dopodomani riesco a registrarla. Purtroppo è arrivato il caldo, ma continua a fare caldo, freddo, e i malanni poi arrivano. E poi volevo dirvi, di recente sono stato qualche giorno fa a una presentazione di Huawei perché ha presentato il P10 in versione Greenery, una collaborazione che ha sviluppato con Pantone per appunto dare un nuovo colore. Greenery per Pantone è un po' il colore dell'anno. Quindi c'era P10 appunto Greenery, che è un verdino un pochino smorto secondo me, però ad alcuni può piacere sicuramente, e c'era anche la versione blu, che onestamente preferivo. Ma a parte il P10 è stata anche l'occasione per vedere il nuovo MateBook X, che praticamente è la versione Windows di un Mac, perché è veramente bello, peso di riferimento 1 kg, e a livello di linee, per essere il primo notebook di Huawei, è sicuramente un ottimo risultato. E poi arrivo in ufficio, cosa trovo? Ma ovviamente un pacco, lo stavo aspettando, eccolo qua, bello grande. Io so già cosa c'è dentro perché me l'hanno anticipato. Andiamo a vedere il contenuto. Mettiamolo a terra. Ed eccolo, si tratta di un monitor per computer Philips, quelli diciamo curvi, ultra sottili, ultra curvi, ultra tutto, e vediamo come sarà nei prossimi giorni. Ma non ho saputo resistere, allora ve lo faccio vedere. Guardate com'è sottile, guardate già la curvatura, si vede già un pochino. Sul retro troviamo i classici connettori, quindi DisplayPort, HDMI e quant'altro, c'è anche ingresso e uscita per le cuffie. E guardate però la base com'è sottile, ve la farò vedere poi ovviamente meglio nella recensione. Ed è questo il tipo di base che mi piace, perché a me, onestamente, la mia scrivania è poco profonda, mi sono sempre capitati display con la base rotonda piena, che mi occupano un sacco di spazi, invece qua ci posso mettere tutto quello che voglio. Adesso rimettiamolo nella scatola e andiamo a metterlo sulla scrivania. Ciao! No, ragazzi, troppo delusione, scusate se bisbiglio, ma qua tutti dormono. Mi hanno mandato il monitor senza l'alimentatore, dovrò aspettare. Nel frattempo ho messo il monitor nell'angolo del castigo. Al prossimo video e buonanotte a tutti!